Molto positiva. Interessante e costruttiva. E emozionante e strutturata molto bene dal punto di vista didattico. Interattiva. Interessantissima. È bellissima. Speciale. Cosa ti aspetti dalla mostra Terremoti d'Italia? Di imparare qualcosa di più rispetto a quello che facciamo a scuola. Di capire meglio perché si sviluppa un terremoto e diciamo un po' la situazione italiana delle faglie. Io mi aspetto, diciamo, che sia una mostra interessante. Comunque ti va a scoprire un sacco di cose su quello che devi vivere ogni giorno e ti interessa comunque a quello che ti potrà succedere. Mi piacerebbe vedere come si misurano i terremoti e come sono stati affrontati nel passato per capire un po' come bisogna affrontarli adesso. Penso che insomma ci insegneranno a come comportarci in una situazione del genere, dati anche gli avvenimenti degli ultimi anni, insomma. Spero anche di uscire da questo percorso con qualcosa in più. Hai delle cognizioni rispetto a che cos'è il rischio sismico? Sì, ma non realmente, perché a scuola lo siamo più dal punto di vista scientifico, quindi no. So qualche nozione base, tipo dello stare sotto una porta, di non stare magari sotto lampadari. Beh, se sono in casa mi metto sotto a una trave, se sono fuori cerco di allontanarmi da alberi e da palazzi. Sicuramente quando c'è un terremoto mi metto al riparo e vado subito da mamma e papà e usciamo di casa e andiamo via. L'ultimo forte, non mi ricordo dov'era, l'ho sentito, stavo al quinto piano e ho sentito proprio la sedia che scorreva sul pavimento e è stato anche un po' spaventoso. La memoria storica è fondamentale per la conoscenza del rischio sismico. Il nostro paese è sempre stato interessato da eventi calamitosi di intensità tali che sono rimasti nella memoria e che hanno praticamente consentito tre parole fondamentali che noi dobbiamo conoscere: la conoscenza del rischio sismico, la consapevolezza che viviamo in un territorio a rischio sismico, per attuare quelle che sono le forme di autoprotezione. Con la mostra Terremoti d'Italia cerchiamo di mostrare come si può risolvere il problema sismico anche con tecnologie moderne. E per questo abbiamo pensato di realizzare delle piattaforme vibranti che permettono di riprodurre gli effetti del terremoto. Abbiamo così pensato a una stanza sismica e poi abbiamo realizzato quella che chiamiamo la città sismica, che consente di capire dall'esterno questa volta come si muovono gli edifici, e quindi il fondamentale obiettivo è proprio di promuovere la prevenzione. Partiamo dal concetto che il terremoto provoca dei rapidi spostamenti del terreno e questi poi vengono trasferiti chiaramente alle strutture. L'isolamento sismico alla base ci permette di disaccoppiare il movimento del terreno rispetto a quello della struttura. Prevenzione che cosa significa? Pure sapere il luogo, conoscere il luogo dove mi trovo, quindi sapere se è una zona sismica o meno. Che impressioni hai avuto dalla mostra? Molto positiva, perché ci ha dato la possibilità di capire meglio i terremoti e come rendere ad esempio gli edifici antisismici. Studiando lo scientifico e volendo fare ingegneria mi è anche interessato da un punto di vista proprio fisico, legato proprio agli studi che faccio. Anche per noi che facciamo comunque l'indirizzo geometra, per la progettazione delle case
dei materiali e delle zone sismiche d'Italia molto 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 importante. Quando c'è un terremoto, scendere le scale è una... No, una buona idea. Grazie a questa visita ho capito numerose cose sui terremoti, su quanto possono essere pericolosi e l'aiuto che può dare la protezione civile agli abitanti d'Italia. Ho imparato per esempio che bisogna spegnere la luce elettrica, togliere il collegamento del gas. Non bisogna allarmarsi e bisogna mantenere la calma. Cioè, la cosa che mi è piaciuta di più soprattutto fare il simulatore di un terremoto e di come possiamo evitare o essere più sicuri quando succede. Sapresti cosa fare in caso di terremoto? Adesso sicuramente sì.